L'undicesima puntata del libricino del Muori inomincia, si prompicua con Light Basito che guarda fuori dalla finestra. Sta puntata inizia con Boris e finisce pure... Spoiler! Elle e la sua task force parlano di Naomi Misora. Sono 4 mesi che è scomparsa. Secondo me è morta. Capo della polizia subito! Per questo ti ho scelto, per il tuo acume. Ma dove sta il corpo? Chiama Logan Paul che la trova lui. No, questa è un po' troppo. Arriva Watari, Iginio Watari, coi dorsetti. No. Ryuzaki, accendi la TV. Stanno a succedere le cose brutte. Aiuto! Ci hanno costretto a mandare in onda le cose brutte. Ma noi ci troviamo niente. Dobbiamo farlo o i nostri ricordi spariranno come col quaderno. Guarda un po', freebooter. Spoiler finale di Sakura? Noi pensavamo che il prodotto finale fosse diverso. Ma ecco il filmato. No. Ma non potevano contattare questi che hanno fatto Death Note o qualche studio giapponese? 28 milioni! 28! Vabbè, andiamo avanti. Ci hanno mandato 4 cassette. 4 shin, si dice in giapponese. Vabbè. E sicuro so de Kira. Intanto De Megawa sta già a pregustare il primo posto nelle tendenze. Qua fa me peggio views. Come strego tutti quelli che mi ricaricano. Dicevamo. Sicuro so de Kira, perché nel primo nastro, fa troppo ride, pare un'era fa, i nastri, mo l'avrebbero messo tipo su YouTube, che ne so, Kira su YouTube, Kirotube, YouTube, vabbè, primo nastro, 2 criminali morti de schioppagore, è successo veramente, non è uno scherzo, epico finito in tragedia. La seconda cassetta deve essere messa oggi alle 17.59 in punto, se no tutte le coincidenze fighe, capito, come col tempo, i 40 secondi dopo, non succedono e ci secca a tutti. Coincidenze fighe. Sì, perché no, è 17, 59, 49. No, non posso spoilerare, un me seccano. Ecco a voi un messaggio da Kira. Giappone, benvenuto nella tua cassetta. Io sono Kira. Meh, qua è già c'ha i sospettini. Perché primo sembra proprio amatorialissima come cosa, coi caratteri scritti a penna. Ma, una pecionata. Secondo, gli sta a frebutare i caratteri, perché sono gli stessi DL. L'Old London. Che porca troia, eh. Cioè, e mo sta rende conto, adesso che ho cercato che lui è nato in Inghilterra, l'ha detto all'altra puntata che è cresciuto, il carattere London. Hanno pensato a tutto proprio. Primo, Kira non frebuta. Secondo, è troppo infantile come cosa, ma è per sfidarmi. Che l'abbia fatta apposta? Vabbè. Se hanno messo la cassetta di 17.59 punto, potremmo far giochetto figo. Cambiate canale, mettete su canale 5. La conduttrice Barbara Dunstark morirà. Sì, mi ha fatto la pipì addosso, Ha vabbè. Fatto la pipì addosso. Ora sapete che sono Kira. Sì, per forza. Ma non lo so, può essere un caso. Ma per sicuro se ne ammazzo un altro. Ma no! Ma poi Kira sta cominciando ad ammazzare i giornalisti. Giornalisti. Qua mi ricordo la prima volta che ho visto che me strani. Qua stava sgravato. Dicevamo, ne ammazzo un altro che è stato cattivo. Ha più volte negato la mia esistenza. E mo io gli nego la sua. How could this happen to me? Ta-da! Ora sarete convinti che io sia Kira. Ero convinto pure prima, fuori di dubbio. Ma quello ha infartato, ma era cicciottellino, solo arterie. Ne ammazzo un altro. Ma su da porco zio. Scusa. Allora niente. Questo sta a fa come gli pare, oh. Interrompi tutto. Ma questa è censura. Chiama Kero-chan. Kira-chan. Diede smette a Sakura. TV. Team messaggio gratuito, chi te sen cula? Mandiamogli un fax! Tanto l'anni sono quelli! Un MMS! Ce vado io! Bravo Krillin! È Ukita! È pelato ma non è Krillin! Sì, ok, mo succedono le cose ma non è Krillin! Io so il più bra, ma se dici che so cattivo, allora sei tu il cattivo! Io voglio alla polizia! Ella intanto rosica, letteralmente! E letteralmente primo perché non vuole che Kira dia la sua versione e passi per uno che se può capire, no? Uccidi i criminali, ma forse vabbè, l'opinione pubblica, pubblichira, conta. Secondo, perché sa già dove l'hanno a parare. E cioè un patto. La trattativa Stato Kira! E cioè. Voi rinunciate a catturarmi. E io non vi faccio schioppare. Semplicino. Vi prometto che il mondo presto sarà un posto pieno di coniglietti e prati verdi. E che se fai un menino verrai sempre citato come creatore se lo ripostano. Sì! Bravo! Non toccate Kira, sa? Ammazzo io!
Intanto in ospedale Ciro ancora continua a lavorare. Ma vuoi crepare? Caro, smettila di editare, devi anche dormire. Si sto fa tutto rima, ma non sto a fa apposta. Non so perché è uscito così, vabbè. E la moglie gli è spegna la TV. La partita no! Dobbiamo andare immediatamente a vedere un film cecoslovacco. No! Caro, ha infartato. Che cazzo? A canna. No! Vabbè, non mi dai mai retta! C'ha ragione mia madre! Devo sposare un pompiere! Intanto Krillin, Ukita, Ukrillin, è arrivato! Fammi in bocca! No, no, non compro niente! So da polizia! Siamo contenti della nostra religione, grazie! E allora tira fuori il pezzo! La questione si fa seria! Azz! Che succede? Che? Infarto! Ma come infarto? Ma non si sa il nome di quello! Si fa chiamare Krillin! Hanno visto Dragon Ball? No! Sta per sparare uguale? Non gliela fa all'ultimo! Allora sta per cliccare salvavita! Il salvavita Beghelle! Ma non gliela fa! Sì, ma dai, ma concludi una cosa in vita tua! E infatti, conclude la sua vita! Addio Krillin, insegna agli angeli a come torna subito, perché tanto fanno come gli pare. No, stavolta no. Attenzione, siamo arrivati convenientemente in diretta appena è morto questo, cossicché possiate saperlo subito voi dalla task force. L qua la pia sul personale. Personale L, sconfittone per lui. L.U.I. Basta. Aizao è più un uomo del fare. E se un uomo del dare. Un uomo del dasse. Dov'hai? A cercare le sfere. No, no. Da Ukita. Va a morire pure te? Quello Krillin e te sei Yamcha? No, sono Aizawa. E a sto punto possiamo pure dirlo, perché tanto i distintivi farsi non servono più a niente. Kira può uccidere solo con il volto, a quanto pare. Beh, sì. Allora te sei sbagliato. No! È cambiato qualcosa. Se sapeste già tutti i nostri nomi, non stavamo qua, ma stavamo già nell'aldellà. Sì, ho capito, ma... Quindi, Ukita è morto perché è andato là. E allora che fa? Quindi, ora, potrebbe servirgli solo il volto per uccidere. Sì, vabbè, ma magari non è vero un caso. Quindi, per aver visto Ukita, deve essere per forza da quelle parti a sorvegliare. Ma allora andiamo. Quindi è stupido andare là così a caso. Potrebbe aver lasciato anche solo delle telecamere. Magari non ci pensate da soli a ste cose. Ma che vedo, sempre spiega tutto, ma che cazzo. Mannaggi i macaron, Ukita era il più sveglio, dovevo mannacce Massuda là. Posso parlare? Quindi? E basta? Basta L! Bastarelle? Dove? No, no. Perché scrivo ste cose? Perché scrivo e non le taglio? Tanto non la taglio sicuro. Bastarelle, basta L, no. È venuto il momento delle decisioni irrevocabili, Ellie. O hai troppa paura? Non scambiare la fredda rabbia da uomo per paura. Ma se stai tremando, pollo fifo. Qua infatti non si capisce bene. Secondo me trema per la rabbia di aver perso Ukita, capito? Perché è una sconfitta. Però se uno lo capisce, pare che si sta caga sotto. E magari è così, eh. Magari è spaventato dalla situazione, perché mo è diventato più... Non lo so, sinceramente, doppia lettura. È umano spaventarsi, quindi non te so dire. Guardie, fatemi sapere. Avete 4 giorni. 4, sempre 4. Shin, parola simile alla morte. Vabbè. Sachiko Yagami, la moglie di Ciro, gli ha lasciato passare il fatto che voleva vedere la partita. L'attentato di Kira. Perché le donne, società giapponese, abbozzano. Abbozzano tutti. Naomi Correi, Sachiko, vabbè. E certo. Vabbè, comunque, che abbia visto l'attentato o no, poco cambia. Che può fare? Sparito Ciro. E dove è andato Ciro? Ha rubato un mezzo dalla polizia. Che andà trovato in ospedale. Dove ti spiega? Boh, vabbè. Signore, non può entrare! C'è divieto di parcheggio! Favorisca patente e libre! Maronna Ciro! Ciro don't give a shit! Ciro ha rischiato da ammazzare una guardia poverina che c'entrava al cazzo! Io la denunzio! E se poi te ne penti? Ma sono sbagliato! Non Maronna Ciro! Maronno Ciro! Che si è incappucciato, strategia cat, per non farsi vedere. Assassin Ciro! Portami allo studio! Ti l'ha mocelato l'anima! Ciro viene portato allo studio. Eliminate il video! Mettetelo privato, perlomeno! Ma che sei matto? Sì! Marò, guarda che fascia! Mo' ho capito da chi ha preso Light! Regolette del muori. Finché se legge, se può scrive con tutto. Inchiostro, sangue, rossetto, la pupù. Basta che siano caratteri leggibili. Quindi i dottori non potranno mai usare il quaderno.
Le depenna la categoria dai sospettati. Lo Shinigami non sa un cazzo del Death Note. Oh, ma a me mi sembra che sia la terza volta che leggo una regola del genere. O perlomeno simile. Ma che fate? Ripetete le regole. Boh, avevamo capito che nessuno sa un cazzo. Va bene il self-aware, però date regola. E che cazzo? Stai facendo credere che Kira sia bravo. E anche prima, sempre a trattarlo come una star. Le fake news! Ma te vergogni! No, voglio tutte le cassette, gli originali e le copie. Non pensate fotta a me. Lo dice nel fumetto, perché prima ne dà una cosa, poi dammi pure originali a merda. Ok, ok, ok. E pure i sordi. No, 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 solo le cassette, scusa, mi stava più a bene. Te do pure i sordi, ma non mi guarda così. Ho paura. Ma sei tu Kira? Attenzione, arrivano altre guardie. E dai. E che cazzo? Ma Borelli, ma Kira non fa così. Non ammazza le guardie brave. E le chiama Kit è mort. Col telefono di Aizawa. Sì, ma fatta una ricarica, frate. Le Aizawa, voglio sapere perché Moji molesta mia figlia. Sono L. L, voglio sapere perché Moji molesta Ammassetti. Piccola parentesi che sto andando da mo. L parla senza incasinatore di voce. Mica vabbè, però. Vabbè, la stronzata, però. L lo chiama per dirgli di fermare i poliziotti piccoli angeli. Che nonostante la polizia non si occupi più del caso, sono lì per la giustizia. Addio poliziotti, cascati per la patria. Caduti, vabbè che cambia. Che non sono sciampati, sono morti. Drinne drinne Ciro al telefono. Ho preso tutte le cassette. Bro, scopriremo che cazzo vuole Anna Baker. Ma non dovrebbero essere sette le cassette. E cassette. Sempre sto cazzo di sette. Torna qua, dai. Cambio mano più epico della storia. Cioè, mamma mia, chi sei? Chi t'è mort? Mai tu, orfano bastardo. Ah no, scusa, il nome mio. Hai fatto come t'ho detto? Sì. Bra. Ricambione di mano che sembra il pinnacolo delle cose che vuoi fare, ma in realtà sto solo a parlare al telefono. Yagami, fra 5 minuti esci bello spavardino. Avviso scoperto. Avviso scoperto? Sì. L, perché? Ho fatto qualcosa di male? Mi vuoi morto? Non te preoccupa. Ma per sicurezza non mi posso coprire come prima, perché non si sa mai. Magari c'è un drone, qualcosa dall'alto. No, vabbè. Mio Verdriuk per giro. E invece no, sorpresone, gli hanno chiamato Uber. Un Ubel. Che bel! Tutti cellerini. A volto coperto. Ma infatti, bastava mettersi un casco. Comunque tutto a posto. Kira apparentemente stava in un palazzo, si vede il binocolo. Quindi non c'era nessuna telecamera. Stava là. C'aveva ragione Zawa, se poteva catturare. No, no, sarebbe scappato. Forse. Al cronista gli pia bene. Brava polizia, brava! Mo andate a pure i corruttori, i mafiosi o quelli che danno la parte agli amici degli amici degli amici. Però dai, gli pia troppo bene. Fanculo Kira, fanculo! Fanculo Valere! Io sono Tizio Aurizio Schioppicino. E chi me die? Kira, non te temo. È probabile che abbia appena firmato la mia condanna a morte. Ma infatti sì, che cazzo fai? Va bene dire la tua, ma dietro il nome per te. Questo è morto, per forza, questo è morto. Ciro torna rovinatissimo. C'è diventato brizzolato per fa sta missione, va. E tra macchina, capelli normali, esce pare Swinab. Striato. C'ha avuto un infarto tipo ieri. Dovrebbe rispettare l'orario dei visite, no? Per non sforzarsi e becca poche persone alla volta. Non affaticasse. Invece Ryuzaki, scus, mi sa che non mi sono regolato. Ma de che, io questa la chiamo iniziativa. E le esamina le buste. Il timbro è di Campobasso. Ma non esiste Campobasso. Quindi potrebbe aver usato una delle sue vittime per imbucare la busta. Tiè, va a fa il lavoro noioso, che io me binguoscio tutte le cassette. E che cazzo, che comunque servirà. E te spiegano nel fumetto che controlleranno la provenienza del francobollo. Ovviamente se è stato leccato, ovviamente le impronte, dove è stata comprata la busta, la carta, le cassette, che tipo di telecamera hanno usato. Tutte cose. E la madonna, noioso appunto. Io mi guardo le cassette, ma noi non ce le fanno vedere. Ma no. Com'era? Regà, era una puntata a bivi. Bandersnatch chi? Chi? Per cortesia, Bandersnatch. Se la polizia consente la richiesta, Kira vuole più nomi dei criminali in TV. Soprattutto quelli che hanno fatto soffrire i deboli. Pure chi ha fatto le cazzatine. Anche bullettini. Tipo furto della merendina. Con aggravante gne gne ma magno io. Non mi sembra molto da Kira. Sempre più infantile. E un annuncio a volto scoperto. De me de Kit è mort. Che gli diciamo quanto sia bravo. Ma tanto come Annanzosia, che ne sa? Infatti. No, nel fumetto te dice che vuole pure un discorso suo di 10 minuti. Così che possa giudicare se sia L o no, capito? Vabbè, lo scrivo, faccio leggere a qualcuno. Che c'è? Ma magari ti potrebbe fare delle domande.
Mettono a regolare a qualcuno. Lo frego. Asci, va vota a me. E la numero 4? Uguale. Però con qualche tacci vostra in gradi. Lo faccio per voi. Buonisti. In mezzo. Contatta Sagora TV e trasmetti la nostra risposta. Che è? Sto cazzo. Che è? Nu. Sono morto deluso. In gradi. Buonisti. Lo faccio per voi. Ospitate i criminali a casa vostra. Mo voglio M. O sbrago mezzo alto corpo della polizia del pianeta. Decidete voi! Vedete quanto sono bravo! Vi faccio anche scegliere! Siete cattivi! Secca rossa! Secca rossella! Se dal pubblico, se nel pubblico sono donne che si chiamano Rossella, scusate. Stacco su Light. Oh, rieccolo. È tutta la puttana che si vede. Light, spiegaci. Che cazzo stai a fare? Ti metti a fare i videini? Fatti pure da merda. Una al giorno, ha venduto il culo. E la qualità? A massimo di giornalisti, mo. Te esponi così tanto col binocolo. Mo c'hai gli occhietti rossi. Drogato. Glaucoma. Sì. No. Hai visto, Ryuk? Ho visto. Sembra che io abbia un freebooter. Ecco, mo se incassa. Uno che infanga il nome suo con sti video poracci e ammazzando gente che ci entra a cazzo. Buccia la culo! Ma come? Questo te sta a far passare per deficiente? Vabbè, piccolo angelo. Questo cerca più dei citamme. Se vede che è fan mio, potrei guidarlo verso la giustizia vera. Bah, se lo dici te, io rosicavo, te lo dico. Ma tu, Light, sei meglio di me. Perché tu sei... Bello, intelligente, affascinante, simpatico, modesto, famiglia, perfetta, fortunato, entusiasta, amorevole, talentoso, simpatico, sicuro di sé, elegante, poliedrico, obiettivo, atletico e comprensivo! Hai capito che voleva solo farsi notare da te! Non l'ha fatto con cattiveria per piarsi i meriti tua! Ma solo per darti una mano! Ah! Light lo comprende! Ma la cosa bella è che vuol dire che c'è un altro dio del muori nel mondo umano! Allora frebutano me! Tutti là sopra per migliaia di anni! A fan cazza, giocatteschi! Scendo io, nuova meta turistica! La cosa importante è che questo secondo Kira, terzo, il secondo è Ray Pembar, l'ha usato il quaderno. Secondo Kira, stacce! Vabbè, fatto lo scambio. Quindi mena pure più di me. Ma sono contento che sia uscito fuori. Perché fra 4 giorni Elle potrebbe morire senza che io faccia niente. Un po' me lo segherebbe, perché voglio ammazzarlo io. E perché ha un po' esagerato. C'hai ragione a dire così. Perché sono comprensivo, lo sai. Mi sta facendo passare un po' come deficiente. Ma l'ho detto io prima! State zitto, non interrompo il flusso di pensieri geniale. Primo, io non ammazzo così a caso. Soprattutto i poliziotti. Questo lo dicono nel fumetto. La minaccia al capo della polizia o gli alti ufficiali. Kira non ragiona così. A meno che non gli rompiamo più i coglioni, ok? Secondo, se lo cioccano, Elle potrebbe scoprire il quaderno e tutti i segreti segretissimi. Meglio dargli una regolata. È ora di accettare la richiesta d'amicizia di Elle e collaborare con lui. A malincuore. Comprendo che hanno bisogno di me. Torniamo al quartier General. Elle mi disp. Hanno scelto di salvare Barabba. Chi t'è mort? Io li perdono e li comprendo. Sono io quello comprensivo! Certo però che fine de merda. E si è ammazzato da un freebooter de Kira. Cosa? Un freebooter? Ma io pensavo che i miei mini fossero sua. Gli ho detto pure bravo, genio! E lui grazie, grazie, troppo buono. Me sento preso per culo! Vero, vero. Ma questo non è che è proprio un freebooter. Fa i miei mini originali. Ma li spaccia per i miei mini de Kira. E sono miei mini un po' me, mini. Perché dici così? E perché non smetti che la metafora me mini omicidi, ok, ha ammassato gente che non era proprio criminale. Innanzitutto i giornalisti. Magari ti ammassavano i neuroni, ma non è ancora reato. E altra gente che è apparsa solo nei giornalini di gossip, tipo cantante in possesso di stupefacenti. Robetta che scriverebbe novelle 3000, o chi? E è letteralmente fenomeno che se n'è andata a cercare. È andata a controllare la data della morte di questo. De sta gente un po' così. Per esempio, la prova nella prima cassetta per De Megawa per fargli capire che lui era Kira. Era sto cantante tossichello. E avevano dato la notizia solo dei programmi pomeridiani dei gossip. Un po' strano per Kira. Segui il gossipino. Capito? Fenomeno L. Fenomenale. Sto Kira ha ucciso sta gente stranina. E non dei malviventi. Per far modo che il Kira vero non gliela ammazzasse prima. Perché sennò sai che figura è merda. Niente giochetto figo. Kira invece, dice Elle, avrebbe ammazzato qualche grosso criminale che si era tenuto apposta magari per farsi riconoscere. Non due presentatori ni scemi. Ma dai, capito? Che spettacolo. Quanto sei sicuro di sta cosa? Le probabilità so del te dico fidate per cento.
cazzo, beh. Se riusciamo a catturare sto secondo Kira, magari possiamo scoprire tutte cose e catturare l'altro. E qui Azawa già ha portato i risultati della scientifica. Stanno a parlare anche col senno dei risultati e fanno vedere un'impronta che è un pochino piccina. E se ricollega al discorso dei Light dalla puntata prima, sul ragazzino benestante, sembra un'impronta di un ragazzino, oppure di una mano piccola che potrebbe essere anche... Boh, vedi? Che bravo mio figlio, ha indovinato! Infatti è forte. Signor Yagami, posso invitare suo figlio a giocare con me? A investigare sul caso. Siamo adulti, seri. Ma guarda, lo stavo pensando pure io. Che fortuna! E beh, il mio settimo aggettivo. Settimo. Sempre sto cazzo di sette. Ah, ma quindi non sospetti più di lui? No, anzi, sono quasi sicuro che sia lui. Così lo controllo meglio. Perché accetterà sicuramente. Farà un errore nel tentare di scoprire sto secondo Kira. Mica lo invito così a caso. Io farei così. Fossi il vero Kira, cercherei di entrare nella task force. Che me vuole acchiappare. Per sbragarla dall'interno. E per adesso per trovare sto secondo Kira. Ma io te così e appena farà un errore, catturerò sia sto fake Kira che tuo figlio. Dai, che ha fartato ieri! E poi ha saltato il palazzo! Va bene! Ma non gli dite niente sul secondo Kira. Vediamo se ci arriva pure lui. Sarà un test da ammissione. Ammissionelle. In realtà voglio vedere se cercate fottere. Cambio scena. Sboh. Cosa svolazzante! Sono una signora! Oh, scusi. Cosa svolazzante! Altro stand! Altro dio del muori! Dea del muori, in teoria! Rem! Grande Rem! Sono fatto dei tempi di quando c'avevi il gruppo. Rem parla con la persona a cui ha regalato il quaderno, che è una donna, pure lei. Zan zan zan. Una signorina bionda, capelli arlequinosi spotted, che zompetta. No, che ha evidentissimi problemi motori. Pure Lina. No, cammina kawaii, capito? E gli fa un po' di domande del tipo: ma perché non usi per te sto quaderno? Compro tutte azioni di qualcuno e massi concorrenti, GTA 5 style, no? Nah, preferisco che Kira senpai mi notici. Notish me? Adesso sicuramente si interesserà a me. Che bello! Questa ragazza si chiama Misa. Misa Misa. Si chiama così. Due volte Misa. Il padre barbettava quando è nata anagra. Misa la seconda. Mi seconda. Perché ne è sicura se hai capito come si chiama. Allora tu ripete. Che carina. Ma guarda che Kira magari non è così contento che l'hai frebutato, eh. Ma no. E poi se dovesse tentare dei fine picci, io gli direi becca sti spicci. Che se mi vieni contro son dolori. Perché io ho gli occhi del muori. Gli occhi del muori, muori. Questa celia per davvero, allargate il cimitero. Perché fece manna a tutti, già me vedo i peggio lutti. Muori! Fine. A presto con Berserk. Sì, pure lui è tornato.